Allora, vi devo parlare di questo dramma, perché l'ho visto qualche giorno fa, meglio ieri, se proprio qualche giorno fa, su Twitter e sono rimasto scioccato di questa cosa perché dice è una cosa talmente stupida che mi meraviglio che a farla è qualcuno che ha tanti followers, soprattutto su Twitch. Perché? Cosa è successo? È successo che questo content creator da tipo 50.000 e passa followers su Twitch, che è un content creator spagnolo, quindi non è nemmeno inglese o altre cose, stava provando i contenuti della 3.0 in un server privato di Genshin. Per chi non sa che cosa sono i server privati di Genshin, essenzialmente tramite un programma del quale non vi sto qui a descrivere, tu puoi tecnicamente entrare dentro un server appunto privato che non è controllato da miOyo e tu hai accesso a tutto quello che vuoi nel gioco, ovvero eventi, storia, di tutto, personaggi, costellazioni, armi, refine, insomma, di tutto e di più. Perché è come se fosse giocare ad una beta, insomma, una versione di prova del gioco. Quindi tu hai l'accesso da amministratore all'interno di Genshin. E quindi cioè, puoi permetterti di fare quello che ti pare nel mondo di gioco, anche perché poi questa qui non ha alcun tipo di progressione, questo server privato, solamente è lì per divertirsi quei 5 minuti o testare delle robe, ma se no appunto non c'è chissà che cosa da fare. Io l'ho provato qualche settimana fa, giusto per togliermi lo sfizio e dire no, guarda, l'ho provato, e appunto ho visto subito quali erano i limiti di questa cosa, per quanto potesse essere divertente da vedere all'inizio, poi ho notato subito che non era niente di che. Però appunto nei server privati, tu hai la libertà di fare quello che vuoi. E se hai accesso, se qualcuno ti manda i file della beta della 3.0, dato che è online ancora, tu puoi inserirli nel tuo server privato e testare questi contenuti senza alcuna limitazione. E il problema però qual è? Che ovviamente tu uno non dovresti streamare un server privato a prescindere, perché se miOyo ti becca vanno a vedere se hai un account ufficiale di Genshin e ti possono bannare quel tipo di account, perché comunque non è una cosa che supporta miOyo i server privati e tecnicamente credo che sia illegale giocarci all'interno. Però diciamo che se tu non dici niente a nessuno, cioè ti lasciano stare. Questo content creator spagnolo non solo ha streamato un server privato e già da qui guai, ma appunto ha essenzialmente fatto vedere i contenuti della 3.0 in diretta sul suo canale Twitch, che appunto è seguito da migliaia e migliaia di persone. E questo già non si poteva fare all'inizio, figurati se ci vai ad aggiungere anche queste cose. Ma diciamo che la cosa strana di tutto ciò è che il tizio poi si è accorto che è stato beccato, perché se ne parlava tanto su Twitter, pare ieri, sabato pomeriggio. E quindi poi immagino che se avrà visto e ha eliminato la diretta. Però ciò non toglie che sicuramente miOyo avrà notato questa cosa. E vi posso garantire che se non verrà bannato in gioco ci manca poco, perché comunque cioè, tu non puoi fare una cosa di questo tipo. Cioè, già non puoi streamare una beta, qualsiasi essa sia. Non puoi streamare un server privato, perché tu stai interagendo con il gioco in modo illegale. E non puoi fare un mix di entrambe. Cioè, veramente non ha molto senso questa cosa. E se non gli succederà nulla al tizio, perché magari è un content creator, sono queste cose qui, sarà ancora più grave la cosa, perché vuol dire che veramente cioè Oyoverse ha due pesi e due misure quando si tratta di questi tipi di sanzioni, quando ci sono dei guai, perché appunto, che non è una cosa che tu vorresti mai vedere nel gioco, perché appunto se tutti gli utenti sono uguali, devi applicare lo stesso tipo di regole per tutti. Cioè, questo è il modo corretto per farlo.
Ma poi oltre a questo, avevo letto su Twitter che delle persone dicevano, ma questo è stato fatto perché Oyoverse sta ignorando la community spagnola che chiede a gran voce un doppiaggio per il gioco e tutto il resto. E io dico, anche se questa fosse la verità, e io non lo so se lo sia, perché seguo ovviamente la community spagnola, dico, cioè non è il modo migliore per cercare di ottenere quello che vuoi. Non è che se Oyoverse non accetta le tue pretese, se così lo vogliamo chiamare, allora tu sei giustificato nel non rispettare le regole per le quali tutti devono pubblicare contenuti, cioè fare contenuti per questo gioco e quindi fare di testa tua. Cioè no, ovviamente no. Anch'io, per esempio, ho violato le regole qualche tempo fa caricando un video dove parlavo dei leak. Ma poi ovviamente Oyoverse me l'ha buttato giù e ho detto, vabbè, quella è stata l'ultima stupidaggine, non lo farò più. È giusto così, e quindi c'è, non è assolutissimamente una giustificazione questa, e non fa altro che aggravare ancora di più la situazione di questo mondo di. Ora, al momento non abbiamo notizie di quello che sta accadendo al finale del tizio, perché è ancora online. Quella diretta è stata comunque cancellata, quindi non si può più trovare, ma il dramma rimane perché tutti l'hanno visto, tutti ne hanno parlato su Twitter, e sicuramente se ne saranno accorti anche quelli che gestiscono i vari social di Oyoverse. E quindi insomma avranno riportato a chi di dovere questa cosa. A me quello che preoccupa di più di questa situazione è che, come ho detto, non vorrei vedere due pesi e due misure, perché quello potrebbe dare sicuramente fastidio, ma soprattutto non vorrei che questo potesse creare problemi a chi magari gestisce questi server privati che sono gratuiti e ti permettono di giocare a Genshin in un modo del tutto diverso da quello del gioco normale, però è comunque secondo me divertente per quell'oretta di svago che ci puoi passare all'interno per poter utilizzare dei PG che magari non avevi mai utilizzato o con delle costellazioni che tecnicamente non puoi prendere perché sono tanto costose. Quindi cioè, io veramente non vorrei che questo creasse problemi a chi gestisce questi server, anche perché di solito sono persone veramente tranquille e super alla mano, perché comunque già metterti a disposizione un server e pagarlo e tutto il resto per permetterti di giocarlo gratuitamente non è una roba da tutti. E poi perché comunque alla fine c'è, testare robe in gioco in questo modo è anche bello farlo. Io l'ho fatto per un po', ma poi mi sono di nuovo rimesso in regola qua su Genshin. Quindi insomma, questo era il dramma del weekend, se così lo vogliamo chiamare, e insomma, vedremo se avrà delle ripercussioni per quanto riguarda i content creator o comunque tutto il resto che concerne la community di Genshin, sia a livello spagnolo che quella internazionale.